Ben ritrovati amici di Gilda News. Regionalizzazione scuola. I decreti attuativi della legge di stabilità, quota 100 e reddito di cittadinanza che dovevano essere approvati giovedì slittano alla prossima settimana. Dopo i decreti, un altro problema che il governo dovrà affrontare sarà la regionalizzazione della scuola, chiesta dal Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Non si è fatta attendere l'intervento della Gilda degli insegnanti. Carla Dino Di Virzì. Meglio, coordinatore nazionale di Gilda Insegnanti, bolla il disegno di legge di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, come un grave attentato al sistema di istruzione nazionale. E in particolar modo contesta l'articolo 6 in fatto di regionalizzazione dei fondi statali destinati al sostegno del diritto allo studio e di quelli destinati al personale della scuola. Dichiara il coordinatore l'istruzione è un bene comune che in quanto tale appartiene a tutti i cittadini ed è sbagliato dunque considerarla e trattarla come se fosse territorio esclusivo di una parte politica. In un'epoca in cui lo studio della storia perde sempre più peso, è importante ricordare che la cultura italiana è nata ben prima della formazione dello Stato nazionale e che quindi rappresenta un patrimonio da tutelare in tutta la sua unitarietà. A questo proposito, la Gilda ha organizzato un convegno che si terrà a Venezia il 25 gennaio, dal titolo Regionalizzazione, opportunità o distruzione della scuola nazionale. L'evento sarà seguito da Gilda TV. Da nord a sud, allarme mense. Non si placa l'emergenza mense. Chioggia, Roma, Comacchio sono solo le ultime città in ordine di tempo ad essere nell'occhio del ciclone per scarse igiene e cibi scaduti. I NAS proseguono i loro controlli a tappeto da nord a sud, continuando a trovare irregolarità sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Su 224 mense ispezionate da settembre, 81 hanno evidenziato irregolarità. 7 sono state chiuse. Le conseguenze? Oltre 576.000 euro di sanzioni e sequestro di 2 tonnellate di alimenti. Il ministro della Salute Grillo: mi indigno come madre e come ministro pensare che sulle tavole dei nostri figli a scuola possano finire escrementi, muffe o alimenti di dubbia origine. Siamo quello che mangiamo, ma anche quello con cui mangiamo. Così l'assessore Paola Romano ha lanciato a Bari l'iniziativa Stop alla plastica nelle mense scolastiche. In primo luogo si è scelto di utilizzare esclusivamente posate, piatti e bicchieri a marchio Ecolabel che possono essere smaltiti insieme alla frazione umida dei rifiuti. Abbiamo deciso di eliminare del tutto la plastica dalle mense scolastiche di Bari, spiega l'assessore Romano. Abbiamo il dovere di difendere l'ambiente che ci circonda, facendo capire anche ai più piccoli quanto sia importante averne cura. Dopo le vacanze natalizie, i riscaldamenti non vanno, le scuole sono fredde. È il leitmotiv che si ripete tutti gli anni negli istituti scolastici. I genitori preoccupati per la salute dei loro figli protestano anche sui social. Vale la pena ricordare che la legge 23 del 1996 e il decreto legislativo numero 81 del 2008 stabiliscono che la temperatura nelle classi scolastiche deve essere tra i 18 e i 22 gradi nei mesi invernali e 24 e 27 gradi nei mesi estivi. Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 stabilisce che è obbligo del datore di lavoro tutelare la salute psicofisica dei lavoratori. Mentre nelle scuole siciliane, oltre al freddo, continuano i disagi causati dal terremoto. Da Catania, Andrea Fiorista. Sì, qui la terra continua a tremare e sono ancora a lavoro i tecnici della Protezione Civile insieme alle amministrazioni comunali dei 9 comuni in stato di emergenza. Scemato il clamore mediatico dei primi giorni, restano alte le criticità. Difficoltà pertanto nella ripresa delle lezioni a causa dei danni subiti dagli edifici scolastici sui quali, grazie alla rete dei colleghi, siamo riusciti ad avere dei dati, seppure parziali, delle condizioni dei plessi. Sono almeno 5 gli istituti scolastici che tra Zafferana, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena e Santa Venerina hanno problemi di agibilità dei locali. Molti, pertanto, i disagi per docenti, alunni e le relative famiglie, che hanno dovuto riadattarsi in tempi brevissimi a plessi ed orari alternativi, in alcuni casi ricorrendo a doppi turni ed utilizzando tutti gli ambienti disponibili.
Dopo settimane di doppi turni e discussioni sulle reali condizioni di stabilità dell'Istituto Fuccio La Spina di Acireale, il sindaco Stefano Ricco, con proprio provvedimento, ha disposto la chiusura dell'intero plesso scolastico, uno dei più grandi della città, e il conseguente trasferimento della popolazione scolastica, circa 500 studenti, nella vicina scuola Fanciulli, in attesa di interventi risolutivi. Non tutti i plessi purtroppo riapriranno a breve. Per alcuni che si trovano in prossimità della faglia attiva, si mette anche in discussione l'eventuale ripristino, ipotizzando una nuova localizzazione. In molti casi non si parla ancora dei tempi di riconsegna. Dalle pendici dell'Etna per il momento è tutto, a voi studio. Il video registrato dalle telecamere installate in un asilo dell'area dei Castelli Romani ha portato all'arresto di tre maestre e di una collaboratrice con l'accusa di violenze sui bambini. La notizia ha suscitato preoccupazione. È un grosso dibattito tra genitori e insegnanti. Le telecamere nelle scuole non servono, ha commentato Rino Di Meglio in un'intervista a Sky TG24. Anzi, la presenza di un occhio estraneo rischia di turbare il rapporto tra insegnanti ed alunni. Più che le telecamere, per il coordinatore nazionale della Gilda, servirebbero controlli più assidui da parte dei dirigenti scolastici. Bisogna tornare a scuole più piccole, che garantiscano una gestione più vicina ai problemi di ogni singola scuola, compresi gli eletti ogni 3 anni, è quanto si legge sul web, mentre i dirigenti scolastici attuali dovrebbero essere trasformati in dirigenti territoriali di distretto. Basta classi pollaio. Parere favorevole del TAR Toscana ad un ricorso presentato da una famiglia di una bimba disabile, inserita dal dirigente scolastico in una classe con 25 e un altro alunno disabile. Per il tribunale, la classe dell'alunna in questione è stata formata senza rispettare l'articolo 5,2 del DPR numero 81/2009. Che prevede di norma non più di 20 alunni per le classi che accolgono alunni con disabilità. Il Movimento 5 Stelle, primo firmatario Lucia Azzolina, ha presentato alla Camera una proposta di legge che di fatto annullerebbe la riforma Tremonti-Gelmini sulle classi pollaio. La proposta prevede 22 alunni per classe, massimo 20 se è presente un alunno diversamente abile. Gli approfondimenti la prossima settimana con l'onorevole Azzolina. Sostegno. Il ministro Bussetti ha ribadito che non ci sarà alcun taglio per il sostegno, anzi ha dichiarato che i corsi di specializzazione pensati per i prossimi 3 anni formeranno 40.000 docenti. Diplomati magistrale. È fissato per il 12 marzo la sentenza in Cassazione per i diplomati magistrale che avevano fatto ricorso per entrare nelle graduatorie ad esaurimento. Lo scopo del ricorso in Cassazione è quello di annullare la decisione dell'adunanza plenaria. Anche per questa settimana è tutto. Vi auguriamo una buona domenica e vi aspettiamo la prossima settimana con le consuete news. Continuate però a seguirci durante la settimana con altri servizi. Arrivederci.